Simo, sabato, decima giornata del campionato, però è la partita di cartello. Livorno e Hellas Verona si affrontano seconda contro terza. Sì, sappiamo benissimo che questa è una partita importantissima per noi. Dobbiamo andare questa conferma a far vedere che comunque siamo superiori a Livorno, cercare di andare giù e fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto e cercare di portare a casa questi 3 punti perché ci permetterebbero di metterci in seconda posizione. E per noi questo è sicuramente una fase importante del campionato per dare il segnale che siamo sempre davanti. Al tuo arrivo a Verona, o meglio, il tuo ritorno all'Hellas, ti aspettavi un minutaggio così importante? Ma aspettavo diciamo di tutto perché è chiaro che sono venuto qua in una squadra forte dove sono giocatori importanti anche in mezzo a campo che avevano fatto bene e sapevo che dovevo in qualche modo cercare di ritagliarmi il mio spazio e magari non partivo sicuramente favorito su altri, però come ho sempre pensato e detto. Uno se lavora, si impegna sempre fino in fondo, prima o poi qualcosa esce. È chiaro che bisogna avere anche un po' di qualità, se no fai fatica, però penso di essere uno di quei giocatori che in mezzo al campo molla mai, forse quello che c'era anche bisogno assieme a tanti brasiliani, no? Tu che la Serie A hai assaporato la maglia del Cagliari, quest'anno come obiettivo è quello di tornarci prepotentemente subito con la maglia dell'Hellas. Sì, per me sicuramente aver toccato, stato in Serie A col Cagliari è stata un'esperienza bella e anche un po' sofferta perché comunque l'anno dopo sono tornato di nuovo giù. Quindi per me l'idea di volerci tornare è sempre stata presente in questi anni e quest'anno diciamo che ancora di più perché vedo che comunque abbiamo una squadra competitiva e possiamo arrivarci e bisognerà pensare partita dopo partita perché nessuno ti regala niente e credo che se riusciamo ad andare avanti in questo ritmo e adesso magari vincere o dare altri segnali importanti ci possiamo arrivare. I tifosi chiedono una vittoria convincente, insomma il gioco in questo momento viene meno, però quello che conta è mettere più punti in cascina possibili. Sì, questa storia insomma, del gioco non mi preoccupa tanto, è chiaro che sarebbe troppo bello vedere vincere 4-5-0, avere 70 palle gol e vincere sempre. È chiaro che non è sempre così, ci sono anche gli altri e questo comunque dobbiamo metterci in testa che fino alla fine dell'anno dobbiamo combattere tutte le partite come stiamo facendo e poi i risultati arriveranno anche col bel gioco. Tu che Gomez te lo trovi spesso e volentieri compagno quasi di reparto, visto che il mister insomma, gli sta chiedendo veramente un sacrificio davvero importante, specie in fase di difesa. Secondo te le critiche in questo momento sta ricevendo Juanito sono giuste o no? Ma le critiche, essendo un attaccante, magari si aspettano sempre che faccia gol come abituati bene l'anno scorso. Però credo che lui sta rispondendo anche bene a queste critiche perché anche il sabato ha fatto un'ottima domenica, ha fatto un'ottima partita e ci dà una grossa mano anche a centrocampo e questo per noi è anche importante. Poi il resto arriverà, lui è un ottimo giocatore, non sono sicuramente io a dirlo. Le persone che sanno chi è lui sanno che è un ottimo giocatore e sanno che dà molto a questa squadra. Si dice una rondine non fa primavera, tu hai deciso di tatuare sull'avambraccio un tatuaggio ricco di significati per te. Sì, ha vari significati, no? La rondine originariamente è stata tatuata ai marinai, come dopo un tot di miglia che percorrevano in nave, prima ha tatuato una rondine sul petto, poi sull'altro. E comunque per me è un simbolo sicuramente importante perché una rondine un po' torna sempre alle origini, no? Dove fa nido e credo di essere un po' così, no? Ho girato molto anch'io e sono stato a destra e a sinistra, avrò ancora modo di esserci, però sempre comunque in testa a casa mia perché comunque sono nato in Alto Adige, per me è una patria importante, quindi sono molto legato alle mie origini.